comunque sì, ho cercato di giocarmi, nel senso, le mie chance, nel senso, no, magari sulle varie trattative che potevano essere per vari motivi non sono andate a buon fine e sia sapevo degli interessi della Cremonese, nel senso quando ho iniziato a parlare con il procuratore, con il direttore, comunque sia ho capito subito che era un'opportunità da cogliere perché c'è un progetto veramente valido che soprattutto secondo me sia la società che lo staff che i giocatori che sono qua vogliono puntare a vincere qualcosa, comunque si hanno voglia di vincere e secondo me questo è la base di tutto. Quindi sono molto contento di essere arrivato qua alla fine. Sono contento comunque sia di aver accettato e di essermi ora di mettermi in gioco sia a livello personale ma sia a livello di squadra. Vedendolo all'opera in campionato. Lasciamo diciamo, a parte il risultato che può essere stato bugiardo o meno, però nel senso secondo me è una squadra con grossi valori, il mercato comunque sia nella prova. Secondo me abbiamo molto da migliorare, però allo stesso tempo abbiamo, ripeto, molti valori che poi sarà in campo, come sempre, a dirlo. Però ci sono grosse basi su cui partire, per cui siamo arrivati magari negli ultimi giorni alcuni giocatori, quindi noi dovremo entrare un po' nel meccanismo, comunque sia inserirci bene. E ripeto, c'è già un fondo secondo me molto importante a livello di qualità sul campo, a livello di qualità umane e soprattutto secondo me c'è, ripeto, molta voglia di vincere, c'è voglia di lavorare, di mettersi tutti in gioco dal primo all'ultimo per cercare di fare più risultati possibili. Grazie. Giorgio Barbieri, consulente della Gazzetta. Diciamo che il ruolo che prediligo, comunque sia dove magari mi sono trovato meglio, comunque sia la mezzala. Sinistra? Diciamo, non ho grosse preferenze, nel senso, ho giocato spesso a sinistra negli anni, però non è un problema, nel senso mio, secondo me magari è un limite porsi magari di più mezzala a sinistra o destra. E mi ritengo sotto quel punto di vista lì, nel senso che mi adatto facilmente, nel senso, nella posizione, quindi non è un problema a giocare sia a destra che a sinistra. E, nel senso, comunque sia, sono venuto qua per cercare di dare una mano alla squadra, nel senso, mettermi a disposizione e soprattutto cercare di dare una mano più possibile alla squadra, che poi passa per un mio obiettivo personale, ma che comunque sia alla fine deve arrivare a un obiettivo di squadra. Nel senso, comunque sia, anche se l'anno scorso alla fine ho fatto 6 mesi in Serie A, però magari non sono bastati e quindi questo campionato qua mi serve per, come ha detto prima il direttore, trovare magari la mia massima maturazione, che può essere sia a livello tecnico-tattico, sia a livello anche fisico, a livello mentale. E comunque sia ho un mio obiettivo personale che è cercare magari anche di migliorare le stagioni precedenti e cercare di giocare magari più partite, segnare dal mio punto di vista magari il più gol possibile, perché secondo me c'è sempre modo per migliorarsi, qualsiasi giorno, qualsiasi, comunque sia, da qualsiasi allenamento si può sempre migliorare. Grazie. Sono pienamente d'accordo, nel senso, comunque sia quando uno ha motivazioni, quando c'è sia una squadra forte che ti dà la possibilità di, nel senso, comunque avere una sana competizione con i tuoi compagni di squadra che possono essere, diciamo, non dico rivali, però comunque sia con i miei compagni che hanno lo stesso ruolo e sotto quel punto di vista lì secondo me ti fa crescere molto perché comunque sia durante gli allenamenti alza il livello della squadra, alza il livello degli allenamenti e dà la possibilità a tutti di, comunque sia, provare a giocarsi le proprie carte. Nel senso, negli anni passati ho fatto alcuni gol da fuori area, quindi può essere una mia caratteristica, però poi dipende dalla situazione, devo essere bravo io a capire in quel momento lì quando è l'occasione giusta per tirare, quando è l'occasione giusta per mettere invece una palla gol per le punte che abbiamo.